Benvenuti al Toto Show e in un nuovo episodio di Parliamo di. Buona visione. Bene, oggi in questo nuovo episodio di Parliamo di parleremo di uno dei miei anime preferiti. Purtroppo non ho mai letto il manga, ma vediamo di cosa stiamo parlando, perché stiamo parlando di Death Note. Beh sì, un anime perfetto. Ora andiamo a vedere un po' le caratteristiche di questo anime. Partiamo con quella del manga, ma parlerò principalmente dell'anime perché l'ho visto 9 volte e penso di poter dare una mia sincera e ben dettagliata recensione. Manga scritto da Tsukumi Oba e disegnato da Takeshi Obata. La prima edizione fu pubblicata nel 1 dicembre del 2003 e finì il 15 maggio 2006. Ma ora sul manga non voglio soffermarmi troppo, come ho detto prima, purtroppo perché non l'ho mai letto. Non so nemmeno perché, forse perché l'anime mi è spiaciuto troppo e non ho voluto rovinarlo, cioè, tra molte virgolette, leggendo anche il manga, quindi magari con parti diverse e personaggi utilizzati in modo diverso. Quindi, arrivando al manga, il primo episodio fu pubblicato il 4 ottobre del 2006, diciamo vicino alla fine del manga, cioè qualche mese prima, e finì il 26 giugno del 2007. E dire che l'ho visto solo nel 2015, ho rischiato tanti spoiler. Ah, piccolo avvertimento, in questo video ci saranno degli spoiler. Quindi, per chi non l'ha visto, consiglio di chiudere qua il video, anche se a mio malincuore. Però magari dopo che l'hai visto, torna a vederlo. E magari iscriviti al canale già da ora, così ti ricordi di farlo. L'anime comprende 37 episodi, ovviamente da 20 minuti, come la maggior parte degli anime. Ma ora basta dettagli, diciamo che volevo dare almeno un puntino di dettagli, cioè di scheda tecnica dell'anime. Ora partiamo con la trama. La racconterò a modo mio, non leggerò niente. Come la scriverei io? Semplice. Un ragazzo annoiato e uno shinigami annoiato si incontrano per caso. Perché per caso? Perché lo shinigami fa cadere un quaderno che si ritrova in più. Poi si vedrà il perché. Un quaderno particolare, un quaderno della morte, dove se verrà scritto il nome di una persona, quella persona morirà. Lo fa cadere nella terra. E per caso viene trovato da questa persona straintelligente e stracinica, che non è nient'altro che Light Yagami. Come sfrutterà questa occasione? Beh, inizialmente lo butta a terra, ma subito dopo si vedrà che lo studierà. Leggerà le regole che troverà nelle prime pagine del quaderno. Troverà un modo intelligente per provarlo. Lo proverà su uno stupratore, per primo. E si accorgerà che funziona. E da lì capisce che ha un grosso potere tra le mani. E da qui arriva Ryuk, lo shinigami che fece cadere il quaderno qualche ora prima. E da qui inizia una grande storia. Perché Light deciderà di diventare il re di un nuovo mondo. Un mondo creato da lui. Un mondo senza criminali. Un mondo col suo ideale. Vivi e lascia vivere, ma sì, un punto di riferimento per la società. Dai un qualcosa alla società. Queste sono le fondamentali idee di Light Yagami. E da qui arriva un nuovo personaggio molto particolare. Per niente scontato, il nostro caro investigatore L, che non è altro che un investigatore di fama mondiale, ma di cui non si conosce il volto. Perché mi sono dimenticato di dirlo. Per poter uccidere una persona scrivendo il nome nel quaderno, bisogna conoscere volto e nome. E di L non si conosce né volto né nome. Quindi sfrutterà questo suo vantaggio per far cadere in trappola Light. E Ryuk, che in realtà resta solo a guardare, perché lui non l'ha fatto solo per divertirsi e godersi il divertimento degli umani. Qui sarà una partita di scacchi mentale, dove Light e L si sfideranno per riuscire uno a ucciderlo ed eliminare una delle uniche problematiche che le sorge davanti per creare il nuovo mondo, e l'altro per arrestare un eroe, così viene etichettato dalla popolazione, ma che in realtà si riscopre una persona che pensa principalmente a se stesso e che lo fa non tanto per il bene del mondo, ma per il bene di se stesso. O comunque una persona che decide di essere Dio non può essere
una persona buona, principalmente se sfrutta così questo potere. Beh, qua il primo spoiler più pesante. Chi vince la partita di scacchi mentale, dopo tantissime mosse, la va a vincere Light. Anche detto Kira. Altra cosa che forse avrei dovuto dire prima, ma meglio rilasciarle piano piano. Kira riesce a uccidere L. Dopo che in realtà i due erano diventati pure amici, addirittura Light era riuscito a confondere L e farle credere di non essere Kira, perché ovviamente L, da grande investigatore qual era, aveva già trovato un modo per incastrare Kira. Che dire, grandissima storia sin qui e per molti sarebbe dovuta finire qua. Però se fosse finita qua, allora Light sarebbe riuscito a creare il suo mondo. Ma le mie considerazioni le butterò dopo. Adesso continuiamo con la trama, il mini racconto della storia. Da qui usciranno dei discepoli di L, che non sono altro che N, fantasioso, e Mello, che sono altri due investigatori giovani, con grandi potenzialità. Nulla, qua la storia un po' si rovina, è vero, però non poteva essere... non potevano non mettere questa parte. Quindi, varie peripezie, un'altra sfida di scacchi, mentale, tra N e Light. Mello ci prova, ma non troppo. Ovviamente mai di livello come quella con L. Purtroppo sarà N a scovare Light, quindi Kira, e a capire che dietro Kira si c'era Light. E qua arriva il finale della storia, perché appena riesce a scoprire, cioè N riesce a scoprire chi è Kira, quindi Light, forse ho detto un po' di volte, però mi ripeto per essere chiaro, Kira cercherà di uccidere N. Ma purtroppo era tutto studiato, si aspettavano una mossa del genere e riescono a neutralizzare Light, sparandolo, ma non ferendolo in maniera mortale. Quindi riesce a scappare inizialmente, anche se Ryuk, frase che disse nei primi episodi, aveva già avvisato Light che se l'avessero beccato, lui l'avrebbe scritto nel suo quaderno e avrebbe messo fine alla storia del dio della morte in fattezze umane, Light Yagami, detto Kira. Ebbensì, succederà proprio questo. Light riesce a scappare da N, Mello e tutti gli investigatori, i poliziotti, anche se non si è capito bene come è riuscito a scappare, visto che era solo, ma diciamo che dovevano fare una cosa un po' surreale per riuscire a tenere fede alla promessa di Ryuk, che dopo una frase filosofica, che non è altro che è stato proprio uno spasso. Dopo aver salutato Light e aver scritto il suo nome nel quaderno e averle dato il colpo finale, anche perché, come ha detto lui, non sarebbe stato divertente, sarebbe stata una vera noia aspettare che Light morisse in prigione, se l'avessero arrestato. E così si concluse una grandissima storia. E come negare che sia stato... non so se è il mio anime preferito, perché come si vede alle mie spalle e dalla mia maglietta, Dragon Ball fa parte della mia infanzia. È stato il primo anime che abbia mai visto. È stato forse quello che mi ha fatto innamorare degli anime, ma insieme a Death Note. Perché con Dragon Ball mi sono innamorato, diciamo, di quelli commerciali. Con Death Note mi sono innamorato del mondo otaku, del mondo manga, del mondo anime, del mondo che ci piace a noi. Quindi probabilmente nella mia classifica, nel mio podio, ci sono due posti al primo posto. Un gioco di parole che spero venga capito. Bene. Ora andiamo alla mia opinione. Come stavo già iniziando a dire, molte persone avrebbero preferito vedere la fine di Death Note con la morte di L. Beh, secondo me, a parer mio, è una cosa impossibile. Perché se fosse successa una roba del genere, Light avrebbe vinto. Sarebbe diventato il re di un nuovo mondo, creato da lui. È ok che è un anime, è ok che può succedere una roba del genere, però il messaggio dell'anime sarebbe stato distrutto. Che se fosse finita con Light vincitore, avrebbe vinto troppe volte. Non sarebbe stato
sto tralasciando il messaggio dell'anime, del manga, vabbè, parliamo dell'anime, ma sempre sottinteso anche il manga. Un'ennesima vittoria per Light forse avrebbe rovinato anche un po' l'anime. Pensateci voi che avreste voluto la fine con L. Sicuramente non dico che sarebbe stato brutto vederlo finire così, ma a parer mio e a mia opinione l'ho preferito così. Penso che sia davvero un anime da 10. Come dico sempre, il mio anime preferito insieme a Dragon Ball è questo. E dico che Dragon Ball è un anime da 8. Perché anime come Death Note fatti così bene ce n'è pochi. Forse insieme a lui si è unito da poco The Promised Neverland. Che però non posso ancora darle 10 perché non è ancora finito l'anime. Quando finirà l'anime e farò uscire il capitolo 2 del... parliamo di The Promised Neverland, daremo un voto. Quindi il mio voto per Death Note, lo dico anche qui, di fronte al piccolo schermo, non è altro che 10. Penso sia un anime perfetto. Visto 9 volte e ogni volta mi ha sorpreso ancora di più. Beh, quasi quasi vado a mettere una cifra tonda su questo numero e andare a vederlo per la 10ª volta. Tanto ogni volta scopro qualcosa di nuovo. E non perché non sono attento, forse anche per quello, ma perché è dettagliato nei minimi particolari. Beh, dopo aver dato la mia opinione, se vi va datemi la vostra opinione nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale perché mi dareste un grandissimo sostegno. E invece per chi si è già iscritto o per chi l'ha appena fatto, lo ringrazio per il supporto. Ovviamente anche un mi piace al video sarebbe apprezzatissimo, così capisco che vi piace questa serie e continuerò a farla, ma anche se non piace a nessuno e non la guarderà nessuno continuerò a farla, perché come ho sempre detto, per me YouTube è un diario. Ed essendo un diario voglio raccontare tutte le cose che mi hanno cambiato, perché gli anime mi hanno cambiato, non posso nasconderlo. Detto questo, possiamo passare ai saluti. Condividete questo video col mondo, ma in ogni caso, sia che vi sia piaciuto, sia che non vi sia piaciuto, ci vediamo presto. È da Toto, passo e chiudo.